Buonasera e benvenuti in questo appuntamento. L'argomento di oggi è Conta su di me, quindi andremo a conoscere l'applicazione Conta su di me per racconto appunto dei carboidrati, ma non solo. Io mi chiamo Silvia Pratali e sono Training and Education Specialist per Medtronic Italia e con me oggi a presentare Conta su di me c'è Francesco Besozzi. Chiedo a lui di presentarsi. Grazie, Francesco. Buonasera a tutti e grazie a tutti per partecipare a questo webinar. Silvia si è già introdotta, adesso tocca a me. Io sono Patient Marketing Specialist per Medtronic Italia e lavoro nel team che si occupa delle attività dedicate ai pazienti. Grazie, Francesco. Ricordo a tutti che questo webinar è registrato e sarà disponibile sulla pagina Facebook Medtronic Diabete tra qualche giorno. Quindi se alcuni di voi appunto vorranno andare a rivederlo o altre persone appunto non hanno avuto modo di collegarsi, potranno comunque trovarlo lì. Durante il webinar ci sarà la possibilità di rispondere alle vostre domande. Vi chiediamo di segnalarle, di farle presenti attraverso il tasto di Q&A o domande e risposte e nel corso del webinar o alla fine sarà poi nostra cura di rispondere, appunto di leggerle e di darvi appunto le risposte. A questo punto sì. Francesco, direi Partiamo che allora. Va possiamo partire. bene. Grazie. Silvia, ti lascio la parola e Ci poi entro io più parleremo. nel dettaglio. Grazie. Grazie, Francesco. Di cosa parleremo? Parleremo dell'applicazione Conta su di me. Conta su di me può essere utilizzata per vari motivi. Sicuramente può facilitare per tutto quello che riguarda la conta dei carboidrati. La conta dei carboidrati è fondamentale, è importante, è importante perché appunto può essere utile sapere dove si trovano i carboidrati e quanti anche se ne trovano all'interno dei vari cibi che tutti i giorni mangiamo e che troviamo appunto sulle nostre tavole. Questa applicazione ci permette di andare a individuare dove sono appunto i carboidrati, ma anche molto altro, non si ferma solo lì e questo poi lo vedremo appunto in base a quello che ci mostrerà anche Francesco, ci permette di avere svariate informazioni su vari tipi di alimenti e può essere utile non solo alle persone con diabete, ma alle persone in generale che vogliono sapere qualcosa in più sulla composizione degli alimenti che mangiano quotidianamente. Ecco perché ci tenevamo a presentarvi questo strumento al quale teniamo molto. Francesco, ti lascio la parola, Grazie, grazie. così Entriamo puoi andare nel un dettaglio. pochino più nel dettaglio dell'applicazione. Allora, come sappiamo, appunto, Conta su di me è un'applicazione per smartphone. Ci tengo a precisarlo perché in questo momento è disponibile soltanto per cellulare e non è scaricabile quindi su iPad. È accessibile gratuitamente a tutti, quindi sia per gli utilizzatori di iPhone, quindi di iOS, oppure utilizzatori di sistema operativo Android, entrambi po la possono utilizzare sui loro cellulari. Come vi anticipava prima Silvia, ovviamente questa app è nata per facilitare il conteggio dei carboidrati e in questi anni è stata sviluppata appunto per essere uno strumento utile è fondamentale anche nella gestione dell'alimentazione. Come vedremo anche poi nelle slide successive, questa applicazione fornisce i valori nutrizionali di un ben più ampio database di alimenti o piatti e offre anche la possibilità di poter scaricare il proprio diario alimentare che è poi successivamente condivisibile tramite email con il proprio professionista sanitario. Ma è un'applicazione dunque, come possiamo definirla davvero, sempre a portata di mano, essendo sul nostro smartphone. Un'applicazione quindi a portata di mano a casa, ma soprattutto quando siamo a cena o a pranzo fuori con i nostri amici o con i nostri parenti. Vediamo un po', questa applicazione a chi si rivolge. Già Silvia nella sua introduzione l'ha già anticipato.
è un'app per tutti, ma come vedete in questa slide abbiamo voluto un attimo differenziare tra persone con diabete, ovvero l'app in questo caso ha l'obiettivo di andare a facilitare qual è l'attività della conta dei carboidrati, mentre invece possiamo dire che per il resto della popolazione questo è uno strumento che può aiutare a sensibilizzare sull'importanza di un'alimentazione consapevole. Infatti è veramente fondamentale sapere cioè, che cosa stiamo mangiando e l'importanza appunto di un'alimentazione bilanciata, sia nell'ottica di prevenire il diabete, sia nell'ottica di comunque prevenire delle malattie cardiovascolari. Vediamo un po' di numeri di questa applicazione. Allora, l'applicazione è stata lanciata nel 2019, quindi sono già 5 anni che l'applicazione è disponibile. E in questi 5 anni di strada ne abbiamo fatta parecchia, perché i numeri che potete qua vedere rappresentati in questa slide sono sicuramente dei numeri importanti. Abbiamo oltre 57.000 utenti registrati l'applicazione. All'interno dell'app abbiamo un database che conta oltre 500 tra piatti e alimenti, suddivisi in più di 18 categorie. Inoltre poi, come potete leggere qua in basso, tutti gli utilizzatori, o tutte le persone quindi registrate all'applicazione, hanno la possibilità di inviare un feedback o delle richieste di supporto. E come vedremo anche successivamente, sulla base delle esperienze, dei feedback ricevuti e dei vostri commenti, siamo andati poi anche ad aggiungere dei nuovi piatti all'interno dell'app. Questa parte la vedremo poi successivamente nelle prossime slide. Come vi dicevo prima, appunto, all'interno dell'applicazione sono presenti 18 categorie di alimenti che spaziano dai primi piatti, gli stuzzichini, la frutta, contorni, salse, bevande, legumi, ma anche, come possiamo vedere in quest'altra slide, sono state inserite anche delle categorie relativamente agli alimenti etnici. Ormai comunque i cibi delle cucine straniere sono entrati nella nostra quotidianità, come ad esempio il couscous, falafel, hummus, il kebab. Abbiamo anche gli alimenti per l'infanzia, quindi per i bambini, per i più piccoli, come il plasmon, i prodotti Kinder, il semolino. E abbiamo anche due categorie dedicate, una agli alimenti gluten free e un'altra dedicati agli alimenti aproteici. Ovviamente, diciamo che per quanto riguarda i valori nutrizionali degli alimenti presenti in queste ultime due categorie, come potete vedere qui, dall'asterisco di fianco, i valori nutrizionali a cui facciamo riferimento sono quelli di marche commerciali. Vi preannuncio appunto, come vi dicevo prima, noi ascoltiamo molto quelli che sono i feedback e i commenti dei nostri utilizzatori e delle persone registrate, e quindi in anteprima vi preannuncio che nei prossimi giorni, prossime settimane, andremo ad arricchire il database di piatti e alimenti dell'applicazione Conta su di me, e qui di fianco potete trovare alcuni dei piatti che andremo ad aggiungere, che quindi potrete ritrovare all'interno dell'applicazione. Avremo gli arancini, avremo il sushi, che ormai veramente è un cibo che tutti quanti mangiamo, i involtini primavera, cacio e pepe, nachos. Questi, diciamo, sono soltanto 5 piatti, è una piccola anticipazione che vi abbiamo voluto dare, ma ne troverete molti di più nelle prossime settimane. Ovviamente, quando i piatti saranno disponibili, vi avviseremo tramite una notifica push che riceverete sul vostro smartphone. Il sushi sicuramente credo che fosse un piatto atteso, Sì, Francesco? molto, molto, sì, molto, molto. Infatti non vediamo l'ora che sia disponibile. Ci tengo a precisare che per quanto riguarda le fonti ufficiali dei valori nutrizionali, noi utilizziamo principalmente il CREA, mentre invece per gli alimenti a proteici e gluten free, come vi dicevo prima, utilizziamo dei marchi commerciali e qui sotto ne potete vedere alcuni esempi. Vi stavo dicendo appunto che di strada dal 2019, quando è stata lanciata l'applicazione, ne abbiamo fatta. Infatti abbiamo cambiato la grafica ormai da più di un anno. Abbiamo la grafica che potete vedere qua a sinistra, una grafica moderna e migliorata rispetto a prima.
La navigabilità dell'app è stata semplificata, infatti l'utilizzo dell'applicazione non comporta difficoltà, anzi i passaggi, l'uso sono davvero molto semplici. Abbiamo la possibilità di avere sempre i carboidrati in primo piano, abbiamo una grande possibilità di personalizzazione, come vedremo più avanti, sia dei piatti, del proprio diario, e poi un'altra cosa importante è che i dati sono sempre disponibili all'interno del cloud. Passiamo a vedere assieme quali sono le principali funzionalità dell'applicazione. Per ora abbiamo visto una prima overview high level e adesso entriamo un pochino più nel dettaglio. Come dicevo prima, appunto, abbiamo la possibilità di scegliere tra una serie di alimenti e piatti che sono riassunti all'interno di 18 categorie, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare la barra di ricerca dove inserendo il nome o il nome dell'alimento o del piatto, possiamo andare direttamente poi cliccando sulla lente di ingrandimento a vedere quali sono i suoi valori nutrizionali. Come sappiamo, appunto, all'interno poi di ogni categoria ci sono una serie di piatti e alimenti. Come possiamo vedere qui, ad esempio, possiamo prendere le fette biscottate. Abbiamo a disposizione tre porzioni standard, small, medium e large. E per ogni porzione selezionata potete vedere che qua in basso compaiono quali sono i carboidrati disponibili. Cliccando all'interno del piatto selezionato, come vi dicevo prima, appunto, abbiamo sempre un overview sulle tre porzioni small, medium e large che possiamo selezionare, e in basso poi abbiamo un dettaglio di quelli che sono i valori nutrizionali, quindi proteine, lipidi, carboidrati. E una volta selezionata la porzione, cliccando su Aggiungi, abbiamo la possibilità poi di andare a inserire il piatto all'interno del nostro diario. Abbiamo anche la possibilità comunque di personalizzare la porzione, perché come vi dicevo prima, qui ci sono tre porzioni standard che sono state inserite da sistema, ma abbiamo la possibilità, appunto, cliccando sul bottone personalizza porzione, come vedremo appunto in questa slide, di andare a modificare la porzione e i grammi dei vari alimenti che compongono il piatto. Qui, ad esempio, abbiamo preso l'insalata di pasta. Cliccando su personalizza porzione, possiamo vedere come abbiamo la possibilità di modificare a nostro piacimento i vari alimenti, che quindi possiamo modificare la grammatura della pasta di semola, dei pomodori, della mozzarella, del tonno in scatola, dell'olio extravergine di oliva. E come vedete qua, appunto, abbiamo la possibilità quindi di personalizzarli, di modificare la quantità, di salvare il piatto e di aggiungerlo al nostro diario. Quindi questo, Francesco, scusami una domanda relativamente a questa parte. Qui andiamo a modificare i piatti presenti già all'interno dell'applicazione, perché nell'applicazione troviamo quindi delle, diciamo, ricette, nel senso dei piatti composti, come Esatto, vediamo ad esempio corretto. qui l'insalata di pasta che è fatta da pasta, pomodori maturi, mozzarella, tonno, eccetera, eccetera. Quindi se si va a vedere come è fatta la composizione, ci mostra appunto una composizione più o meno standard di questo piatto e poi possiamo andare a modificarla in base al modo in cui ce la stiamo cucinando in un determinato momento, giusto? Perché Esatto, magari a me corretto. piace con un po' più di pomodori e Infatti, invece sì. a Esatto, te piace con un po' più di tonno, non lo so, è invento. Ok. personalizzabile. E infatti ci tengo a dire che poi ovviamente modificando la grammatura dei vari alimenti, poi di conseguenza ovviamente cambierà anche il peso totale del piatto, ma cambieranno anche i valori nutrizionali che si adegueranno in base alla grammatura dei singoli alimenti che sono stati scelti. E i grammi di carboidrati, i grammi di alimento, ad esempio di pasta di semola in questo caso si intendono di alimento crudo, giusto? Esatto, corretto, sì, in questo caso si intende no crudo. Ok, grazie.
Passiamo a un'altra funzionalità della nostra applicazione. Questa è una funzionalità recente che abbiamo da poco creato, ovvero la possibilità di andare a creare il proprio piatto personalizzato. Come vedete, all'interno della home page dell'app, il primo tab che trovate è proprio quello del piatto personalizzato. Cliccandoci sopra, vi si aprirà la finestra che vedete qui rappresentata nella slide, e avrete la possibilità di andare ad aggiungere una foto del piatto che avete creato, di personalizzarlo inserendo il nome del piatto. Potete poi anche inserire la categoria di riferimento, l'unità di misura, e andrete poi successivamente a inserire quelli che sono i valori nutrizionali del piatto o dell'alimento. Una volta che avrete creato il piatto, avrete la possibilità di salvarlo tra i preferiti, aggiungerlo al vostro diario e in automatico, anche in base alla categoria che avete selezionato, lo ritroverete anche lì. Quindi, ad esempio, se voglio salvare una ricetta di una torta che mi piace, come la faccio io? Vedere poi le caratteristiche nutrizionali. Eccomi, scusate. Per vedere poi le caratteristiche nutrizionali che ha, vado a comporlo, ci posso mettere addirittura la foto, soprattutto se mi è venuta bene, e poi andare poi a richiamarlo. Posso anche salvarla nel diario, cioè dal momento che io decido di Esatto. mangiare una fetta di questa torta, posso andare a selezionare e poi vado a dire appunto di salvarlo all'interno del diario. Esatto, corretto. Come dicevo prima, possiamo aggiungerlo al diario, possiamo salvarlo anche all'interno dei nostri preferiti, cliccando sul cuoricino come il like dei social. E poi lo ritroveremo all'interno della categoria che abbiamo selezionato in precedenza. Grazie. Passiamo a un'altra funzione della nostra applicazione, di cui già parlavamo in precedenza, che è il diario alimentare. Il diario alimentare, vedete l'icona evidenziata qui a sinistra, si trova di fianco al tab dell'home page. E all'interno del nostro diario possiamo andare a inserire quelli che sono stati gli alimenti e i piatti della nostra giornata, dei nostri pasti. Abbiamo la possibilità di andare a suddividere i nostri pasti per colazione, pranzo, cena, spuntini. Vedrete che di fianco a ogni pasto avremo una somma dei carboidrati, quindi come vedete qua, di fianco a colazione abbiamo carboidrati 26 grammi, pranzo CHO 97 grammi, eccetera, mentre in alto avremo un riepilogo del totale dei carboidrati di tutti i pasti del giorno. Quindi in alto abbiamo un po' la somma, non solo dei carboidrati, ma anche di proteine, lipidi, quindi valori nutrizionali, mentre in basso abbiamo lo split per singolo pasto. È importante quindi, vi ricordo, di andare a inserire i vostri pasti all'interno del diario, fatelo sempre questo, in modo tale che il vostro diario sia sempre aggiornato. Quindi può essere utilizzato come metodo, cioè invece di scriverlo al mano il diario con tutto quello che si è mangiato, se già utilizzo l'applicazione per contare i carboidrati o per vedere cosa mangio come componenti appunto dell'alimentazione, posso andarli a salvare nel diario e poi questo diario si compilerà delle varie parti nei giorni che posso poi andare a utilizzare in un secondo momento per piacere mio o con il dottore, il medico che mi segue, giusto? Corretto, e inoltre abbiamo anche la possibilità non solo di salvare un singolo piatto, ma abbiamo proprio anche la possibilità poi, come leggiamo qua, di andare ad aggiungere tra i preferiti un intero pasto, in modo tale quindi che se il nostro pranzo preferito possiamo sempre averlo a disposizione. Ok, quindi se ci sono degli alimenti ricorrenti, ad esempio una colazione abituale piuttosto che un piatto di pasta abituale o il pane o quel che è, possiamo andarlo a salvare e senza andare a ricercarlo tutte le volte tra i vari alimenti lo trovo nei preferiti a quel punto. Corretto, sì, sempre, sempre a portata di mano. Ok, Altra grazie. funzione che vi mostro, e un altro nostro punto forte dell'applicazione, è la possibilità di esportare il nostro diario alimentare.
possiamo esportare il diario in PDF, possiamo anche infestare i filtri relativamente ai giorni, quindi all'intervallo temporale che vogliamo esportare, e riceveremo direttamente il report al nostro indirizzo email con cui ci siamo registrati all'applicazione. E successivamente, appunto, riceveremo questo PDF che potrà essere condiviso al nostro professionista sanitario. Per ultimo, vi ricordo, come già anticipato prima, che tutte le informazioni inserite dall'utilizzatore vengono automaticamente salvate all'interno di un cloud e restano memorizzate all'interno del profilo. Grazie. Per maggiori approfondimenti sull'applicazione Conta su di me, o per partecipare alle nostre sessioni formative sull'alimentazione e sulla conta dei carboidrati, vi invitiamo a venirci a trovare al Tractor Medtronic, che è un'iniziativa partita da pochissimo, partita settimana scorsa con la prima tappa a Torino. È un tour che stiamo facendo, che si concluderà poi il 2-3 maggio a Milano in City Life, un tour in alcuni dei principali centri ospedalieri italiani, li vedete qua elencati di fianco. Siamo partiti con Torino settimana scorsa, il 3-4 aprile, all'ospedale Regina Margherita. Ieri e lunedì invece eravamo a Roma, presso il campus biomedico, e da lunedì invece saremo a Salerno, 15-16 aprile, presso l'ospedale San Giovanni di Chirurgi d'Aragona. Successivamente ci potrete venire a trovare a Bari, Catanzaro, Firenze e in ultimo a Milano. All'interno di questo tour, appunto, abbiamo organizzato delle sessioni formative sia per i professionisti sanitari sulle terapie e sulle tecnologie medtronic, sia per i pazienti, con delle sessioni informative su alimentazione e conta dei carboidrati. Io, prima di concludere questa presentazione, vi faccio partire questo video che presenta il progetto e spero tanto che riuscirete a passare a trovarci. E per maggiori Grazie. poi informazioni circa questa iniziativa, io vi invito come sempre a seguire le nostre pagine social, Facebook e LinkedIn, per restare aggiornati. Grazie Francesco. Quindi abbiamo visto questa applicazione, Conta su di me, come può aiutarci e supportarci nel capire che cosa c'è nel nostro piatto, quali sono le nostre scelte alimentari, nel contare i carboidrati, soprattutto per chi ne ha un po' più la necessità rispetto ad altri. Le nuove funzionalità, la possibilità quindi di andare a modificare le quantità presenti all'interno di un piatto già presentato come tale, una ricetta che può essere una pasta fredda piuttosto che appunto qualcosa che l'applicazione mostra già come performato. E la novità ancora, mi viene da dire ancora più novità, il fatto di poter inserire un proprio piatto all'interno dell'applicazione, quindi con tutte le caratteristiche che desideriamo avere e poi di poterlo andare a richiamare, ricercare e ritrovare. E, per ultima, ma non meno ultima per importanza, la possibilità di creare un diario alimentare. Quindi tutte le volte che si mangia qualcosa andarlo ad aggiungere ed avere, durando pochissima fatica, un report completo di tutto quello che si mangia. Grazie Francesco, vedo che ci sono delle domande Perfetto. e vado a leggere.
vado a leggere. Allora, una persona chiede perché non ha Facebook? Allora, al momento la registrazione può essere visualizzata solo da chi ha Facebook, quindi serve appunto di accedere alla pagina Medtronic Diabete Sì. e da lì si trova appunto il link con la registrazione. Poi c'è un'altra domanda che dice: come posso capire la quantità degli ingredienti di qualcosa acquistato e non preparato da me? Esempio, una focaccia con le patate, so il peso totale, ma non di tutto. Sì, mi rendo conto che ci siano degli alimenti che sono appunto più difficili piuttosto che altri. L'applicazione può fornire un'idea, ecco, di quello che contiene come carboidrati e come ingredienti. Poi per un dettaglio maggiore bisogna appunto approfondire poi in modo diverso. Poi Francesco qui chiede, necessita di connessione internet per funzionare l'applicazione? Sì, come le altre app, sì. Poi, quando cambio gli ingredienti di una ricetta, compaiono poi nel diario alimentare? Quindi se si cambiano gli ingredienti di una ricetta che si trova già all'interno dell'applicazione. A quel punto, il piatto che ritrovo nel mio diario alimentare una volta che l'ho inserito è con i quantitativi che effettivamente ho modificato o sono quelli che originariamente mi presenterebbe per quel piatto? Se io faccio il salva, se io ho la possibilità di andare a salvare il piatto, poi successivamente mi ritroverò l'alimento con i valori modificati che l'utilizzatore ha salvato. Ok, grazie. Poi, nel mio caso l'applicazione non mostra il tutorial, non fa vedere il PDF del diario e altro, mi fa soltanto creare pasta e calcolare i carboidrati, nient'altro. Che cosa possiamo suggerire? Forse di aggiornare l'applicazione? Allora, possiamo suggerire di aggiornare l'applicazione e qualora continuasse ad avere a riscontrare problemi, ci può contattare direttamente e attraverso poi gli sviluppatori cercheremo di risolvere il problema qualora dovesse continuare a persistere. Ok, grazie. Allora, se compro un prodotto al supermercato, posso inserirlo nell'applicazione? Come? Ed è visualizzabile solo nella mia app? Sì, si può sicuramente utilizzare la funzione del piatto personalizzato, fare la foto all'alimento o al piatto e inserire i valori nutrizionali. Sì, effettivamente. Può essere un modo, quello del piatto, di inserire una nuova ricetta, anche un modo per inserire Esatto. un prodotto che viene acquistato Sì. al supermercato, ma l'applicazione non contiene. È un ottimo spunto, Sì, è la infatti, cosa di più utilizzo facile, per sì. tutti questo. Sì, così da arricchirla anche con prodotti che acquistiamo quotidianamente, ma non li troviamo all'interno dell'applicazione, Anche perché poi ed comunque averli sempre lì a i disposizione. piatti o gli alimenti che un utilizzatore inserisce poi, come dicevo prima, restano salvati, quindi li ritrova anche successivamente. Ok, bene. Poi qui c'è un'altra domanda. Anche se faccio la conta dei carboidrati alla perfezione, la glicemia si alza ugualmente molto. In questo caso il consiglio qui è di fare riferimento al proprio diabetologo, insomma, per capire che cosa, do dove agire. Ecco. Ok, arrivano delle domande sul Tractor. Ok. Mi fa piacere che vi abbia incuriosito. Abbiamo pensato di mostrarvi appunto questa attività, anche qua la stiamo divulgando tramite vari canali e ci permette appunto di incontrare le persone che vogliono avvicinarci appunto per seguire delle sessioni delle tecniche di conta dei carboidrati e anche per avvicinarsi a quelli che sono appunto vari servizi che possiamo offrire.
E qui la domanda è, il tour molto interessante in futuro potrà essere organizzato anche in Sardegna? Allora, sicuramente diciamo che questa è la prima edizione di questo track tour e siamo molto fiduciosi sulla sua riuscita, visto i risultati positivi delle prime due tappe, e quindi sicuramente non escludo che nei prossimi anni arriveremo anche in Sardegna, sì. Vedremo, sì, è una prima edizione, un'esperienza molto, diciamo, ingaggiante anche per noi e ci sta permettendo veramente di venire a contatto con tante persone, è una bella esperienza, quindi davvero l'invito è per chi si trova vicino a noi ed è curioso di avvicinarsi, insomma, e di farsi avanti per incontrarci. Io, guarda, Silvia, ne approfitterei Allora. soltanto per ricordare nuovamente le tappe. Quindi 15 e 16 di aprile saremo a Salerno, all'ospedale Ruggi d'Aragona, mentre invece il 18-19 saremo al Policlinico di Bari. Successivamente il 22 e il 23 saremo a Catanzaro, presso l'azienda ospedaliera Dulbecco. Il 29 e 30 saremo a Firenze, più precisamente in Piazza della Resistenza a Scandicci, mentre il 2 e 3 maggio, che è l'ultima data del tour, saremo in City Life a Milano. Magari direi, che dici Francesco, possiamo proiettare avevi creato un'immagine con tutte le tappe, così mentre finiamo di rispondere Sì, alle sì. domande, se qualcuno è interessato può fare anche semplicemente una foto allo schermo Certo. e salvarsi la Le data. rispondi Se sei veramente di bravo che te le subito. ricordi tutte, nel dettaglio, perché sono Allora, tante. vediamo che arrivo Ok. subito. Eccola qua. Questa è la slide, così se volete fare una foto, qui trovate le location con la data. E inquadrando Esatto, invece poi in... per le varie loche. Prego, stavo prego, dicendo infatti volevo che dire io. Prego. poi, inquadrando il QR code, invece potete trovare i dettagli dell'iniziativa. Esatto, perché ci sono delle agende dedicate a ciascuna iniziativa con i momenti formativi che sono appunto in alcuni archi temporali all'interno di queste giornate ai quali è possibile iscriversi. Quindi Esatto. l'invito è quello poi di, se siete interessati, di muovervi in questo senso. Grazie. Allora, qui ci arriva una risposta a una risposta, nel senso grazie, così facendo l'applicazione molto personalizzabile, riferito a quello appunto che dicevamo prima. Poi ci viene chiesto qual è la nostra qualifica in italiano, dato che l'abbiamo detto in inglese, giustamente. Allora, io mi occupo di formazione. All'interno della divisione diabete, questo è il mio lavoro e quindi ho questa opportunità di potervi incontrare e poter incontrare poi i vari medici e quant'altro per parlare appunto di quello che è il mondo Medtronic nell'ambito del diabete. E invece Francesco, lo stai E mentre io invece faccio parte del team marketing dedicato alle attività rivolte alle persone con diabete. Suggerite specifiche tabelle alimenti per inserire nuovi piatti con i valori da considerare? Ad esempio, provo a fare un esempio. Quindi, se voglio inserire un nuovo piatto creato da me, dove posso prendere gli spunti con i vari valori da inserire all'interno? Ma mi viene. Allora, se si parte da ricette base, l'applicazione stessa fornisce alcune indicazioni, se ad esempio mi faccio la pasta al tonno con le olive, alcune informazioni si trovano già anche all'interno dell'applicazione stessa, giusto Francesco? Corretto, corretto. Ok. Se modifico una porzione di un determinato alimento, ad esempio le fette biscottate della mattina, posso salvare questa grammatura per non doverla inserire ogni volta? Se sì, la trovo insieme a quelle standard proposte dall'applicazione? Corretto, corretto, sì, le troverà poi di fianco. Ok.
Poi posso inviare il diario alimentare direttamente dall'applicazione al mio medico? Che tipo di file viene inviato? Allora, direttamente dall'applicazione, no, come dicevo prima, si può scaricare il diario, si può scaricare il PDF del diario alimentare, quindi quello che vi verrà inviato, che riceverete tramite mail, è un file PDF e successivamente poi da lì lo potrete inoltrare al vostro professionista sanitario. Ok, poi vorrei cortesemente un chiarimento. Nel caso di un piatto complesso, se vado a personalizzare partendo da un quantitativo standard di 100 grammi, vedo poi che il peso totale del piatto è molto più alto. Non capisco cosa devo fare. Ok, nel caso di un piatto complesso, esempio la pasta, l'insalata di pasta di prima, se vado a personalizzarlo partendo da un quantitativo standard di 100 grammi, immagino di pasta, vedo poi che il peso totale del piatto è molto più alto. Non capisco cosa devo fare. Quindi il peso totale del piatto dell'insalata di pasta, si intende. Quindi per 100 grammi di pasta che si mette, poi il peso totale, andrei a verificare dall'applicazione, viene più alto. Quindi la domanda immagino sia perché se metto 100 grammi di pasta, mi viene come peso totale 100 grammi, un quantitativo molto più alto di 100 grammi. Ora, il piatto di prima ha più componenti al suo interno, quindi Francesco, non so se. Sì, diciamo che sono i condimenti, poi sono i vari alimenti che vengono inseriti all'interno della ricetta, quindi per il piatto di insalata di pasta che abbiamo visto prima, ovviamente oltre ai 100 grammi di pasta, poi c'è da aggiungere i grammi, quelli relativi alle olive, ai pomodori, al tonno, quindi diciamo tutto il condimento. Ok, poi ho notato che avete messo alcune ricette con i nomi diversi. Avete pensato a chi chiama i piatti in modo diverso? Ad esempio, pasta con i broccoli anziché pasta errate. Diciamo che fondamentalmente sarebbe lo stesso, ma magari potrebbe complicare la faccenda per alcuni utenti. Usate ragione in modalità non nativo digitale che ha già problemi ad accedere uno smartphone. Grazie per la domanda. Sì, È un ottimo spunto. Perché effettivamente viviamo in un paese dove lo stesso piatto può essere chiamato in tanti, tanti, tanti modi diversi e noi ne abbiamo scelto ne abbiamo scelto uno, abbiamo diciamo, scelto quello forse più utilizzato, il nome più utilizzato all'interno della nostra nazione, però sì, è verissimo che magari un piatto a seconda delle regioni può essere chiamato con un nome differente. uno. Ok. Allora, vado avanti. Ah, qui c'è una domanda sul track, di una persona che appunto è stata a Roma. Il track tour chiede la possibilità di segnalare in modo, diciamo, molto evidente dove si trova il track in modo da poterlo poi trovare. Sì, Il allora possiamo campus dire era che all'interno di un parcheggio e sono molto grandi. sì, il campus Come? biomedico sicuramente è un ospedale molto dispersivo per certi versi, quindi sapevamo che poteva non essere così semplice trovare il track, però avevamo poi messo all'interno dell'ospedale una serie di indicazioni appunto per guidare le persone verso il track. Però vabbè, ringraziamo sempre per i consigli che sono sempre utili. Sì, anzi, grazie per averci cercato e cercheremo di renderci più trovabili possibili, diciamo così. Grazie davvero. Torno a delle domande sull'app. Se crea un pasto preferito, dove lo posso poi recuperare? Di fianco al tab dell'home page dell'app abbiamo visto che a sinistra c'era l'icona del diario alimentare, mentre a destra abbiamo un'icona a forma di cuoricino e cliccando lì troverete i piatti preferiti per i quali avete messo il like. Un'altra domanda, posso creare colazioni, pranzo e cene preferite? Posso denominarle tutte in modo diverso? Certo, sì, lo può dare il nome che preferisce. Ok. Poi ci ringraziano appunto per l'attività di informazione e formazione che facciamo. Siamo noi a ringraziare voi per Grazie. essere presenti e partecipi perché per noi è veramente una bellissima opportunità.
e occasione appunto di avere un contatto con voi. Grazie per trovare il tempo di collegarvi ed essere partecipi. C'è un'altra domanda. Ho visto che ci sono tanti piatti con i legumi. Posso sia utilizzare quelli proposti, ma posso anche aggiungere singoli ingredienti e creare il mio piatto? La risposta è sì. Sì, Anzi, vi invitiamo a provare. Provare per sperimentate, credere. esatto. Utilizzate questa nuova funzionalità. Mi sembra che le domande. Ah no, ne manca. Spesso confronto le foto dell'app con i dati che consumo, sono davvero molto utili, mi aiutano a capire la mia funzione. Grazie. Grazie. Dietro le fotografie c'è stato un gran lavoro, quindi Sì, c'è un che lavoro di insomma. squadra, un lavoro di team di cui facciamo parte sia io sia Silvia, ma anche altri colleghi, quindi vi ringraziamo tanto. Grazie. Ok, quindi le domande sono finite, noi vi ringraziamo tantissimo. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà per il 15 maggio con un webinar dedicato all'attività fisica, quindi l'invito è per chi è interessato appunto a collegarsi. E grazie. Come abbiamo detto, appunto l'applicazione è di facile accesso, ci sono queste nuove funzionalità che sono tutte da scoprire, da provare, e vi invitiamo a farlo e anche a dare feedback perché ci aiutano a migliorarla, come quelli appunto che ci avete dato adesso. Grazie ancora, buona serata e con chi di voi avremo modo di incontrarci al track, arrivederci, ci vedremo Un presto. grazie anche da parte mia, spero che questo momento sia stato utile per tutti voi e come ribadiva Silvia, per chi avrà la possibilità di venirci a trovare in una delle tappe del nostro track tour, sarà un bel momento per incontrarci. Grazie a Grazie, tutti, buona serata, grazie. arrivederci.